Francesca, perché l'hai scelta questa scuola? Perché mio figlio voleva iscriversi al liceo sportivo e per la prima volta qua in provincia di Reggio Calabria si creava questa opportunità. Ma diciamo, assecondare un desiderio del figlio non è poi così semplice, nel senso che poi ci deve essere a supporto tutta una serie di situazioni, ci devono essere dei criteri, dei parametri che ti devono dare fiducia e ti devono convincere che quella sarà la scelta giusta. La prima volta che sono arrivata alle Gio Volta la sensazione è stata quella di essere in un luogo sicuro, ecco, ho avuto la convinzione che mio figlio qui dentro sarebbe stato al sicuro. La palestra, i campetti, il fatto che ci siano dei corridoi larghi e riscaldamenti, cioè sono tutte delle situazioni che è difficile che si trovino tutti nello stesso posto. Basta guardare, questa è l'aula che frequenta mio figlio. Chi è tuo figlio? È lui. Eccolo qui. Il biondo con gli occhi azzurri. Come puoi vedere non è un'auletta strimensita, cioè i ragazzi hanno uno spazio che consente loro di potersi muovere al meglio. Sai, una volta non si pensava il terremoto o quello che poteva succedere, adesso invece la sicurezza, la possibilità che ci sia un'evacuazione veloce, snella, che i locali non siano angusti e che quindi permettano ai ragazzi di uscire velocemente, questa è una nostra necessità. Sei d'accordo con tutto quello che ha detto la mamma? È la mamma, quindi sì, non si può dire, non di si no. Può dire no. Ti fa studiare? Hai visto? Così come pretende dalla scuola, così vuole da te. Per forza, se no poi non mi manda gli allenamenti. Siamo nel parcheggio del liceo, gli spazi sono utili sia a noi genitori che veniamo quando abbiamo necessità di venire a scuola, nonché ai docenti, ma anche ai ragazzi che vengono con il loro ciclomotorio, con le loro macchinine. Ci sono quelli più grandi, maggiorenni, chiaramente, che vengono con le autovetture, chiaramente per un servizio del genere nella scuola che ti dà anche il parcheggio per l'auto o per la moto, quello che secondo me dal mio punto di vista è qualcosa di estremamente positivo. Quando, diciamo, ho puntato su questa scuola per mia figlia, ho pensato sempre a questi spazi, alla comodità di venire, di accedere, di uscire dalla scuola. E in questi giorni purtroppo, ahimè, tutta l'Italia vive una situazione per quanto attiene l'emergenza terremoti, quindi una cosa positiva che ha questa scuola è di avere chiaramente dei punti di raccolta esterni in caso di evacuazione della struttura, che consentono a tutti quanti di uscire e di portarsi in maniera veloce al sicuro. La preoccupazione più grande di un genitore qual è? La mattina, quando accompagniamo i nostri figli, vogliamo che siano in degli ambienti sicuri. Guarda che bella giornata, con enorme soddisfazione ci facciamo questi quattro passi oggi all'esterno. Vi ricordate quando facevate educazione fisica voi? Sì, sì, perfettamente. Adesso siete un po' invidiosi dei vostri figli, molto, dite la verità. Molto. Diciamo, il campo è un po' diverso, manca qualche sassolino. I ragazzi sono estremamente fortunati ad avere la possibilità di frequentare questa scuola, di avere queste strutture che, diciamo, in questa città in questo momento ce n'è ben poche, purtroppo. Quindi noi siamo... Perché tu ti feresti perché fossero tutti anche naturali, così. A me piacerebbe che tutte le scuole, tutte le strutture fossero, oltre che all'avanguardia, disponibili per tutti i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi.